Continua a viaggiare con noi, iscriviti al nostro canale, i nostri nuovi video ti aspettano, perché ogni viaggio è un'esplorazione, un divertimento, una magia e un sogno. Bene, ponte del 25 aprile funestato dal maltempo, giornate piovose, temporali, alternati da un po' di sole. Oggi, 24, domenica, ci siamo ritagliati uno spazio al sole, uscendo dalla Lombardia, puntando verso il Piemonte, dove si palesavano condizioni migliori meteorologiche. Direzione Basso Monferrato, prima sosta Pieve del Cairo, siamo ancora nell'Alessandrino, per dare un'occhiata all'imprevisto Castello Beccaria del XIV secolo. Facciamo una veloce visita, dato che comunque il castello è chiuso, però colpo d'occhio, molto carino. Tra l'altro imprevisto perché è una tappa di passaggio, siamo usciti dall'autostrada a Casao Leggeroso, che cavolo è, per proseguire sulla strada normale. Questo è imprevisto. Comunque percorso da nuvoloni, ma oggi non dovrebbe piovere, almeno in queste zone. In Lombardia dovrebbe piovere, ma nella serata dovrebbe smettere e quindi consentirci un rientro senza particolari problematiche. E comunque pazienza, le tute ce le abbiamo. Intanto le risaie piemontesi iniziano già da qualche tempo, da qualche settimana, ad allagarsi per continuare la coltivazione del riso. Un altro castello che appare all'improvviso. Siamo entrati nel Monferrato e questo paese si chiama Pomaro Monferrato, qualcosa Monferrato, tutto il suo castelletto.
Beh, comunque sono giornate molto particolari e sicuramente suggestive per certi versi, perché comunque, come potete vedere, il cielo è azzurro e dove navigano tante nuvolone soffici, innocuo per il momento, regalando sicuramente un contesto molto suggestivo. Ok, castelli che crescono come funghi da queste parti. Altro borgo, che, del quale adesso mi sfugge il nome, altro castello. Ovviamente poi vedrete nel video scorrere sotto il nome del castello. Nazzaro, che è una residenza vecchia. Davanti la chiesetta col suo affresco. Stradina di campagna che serpeggia per i campi del Monferrato e intanto dalle colline circostanti borghi e castellotti ci osservano nel nostro incedere. Altro paesino che poi andremo a documentare e vabbè, panorama sul Monferrato, sulle colline.
Monferrato, Lu. Penso che sia uno dei paesi in Italia col nome più corto, se non il nome più corto, a meno che non esista qualche paese col nome di una lettera, ma non credo. È spettacolare, oggi sono i panorami. Come dicevamo inizialmente, la giornata perturbata, vento, pioggia, temporali, grandine, sicuramente, pur non essendo da un certo punto di vista apprezzabile, contribuisce però, oltre a portare quell'acqua che ci manca, anche a ripulire l'aria dagli inquinanti e da tutte quelle situazioni che tendono a, come dire, a rendere l'aria meno trasparente, meno terza. Oggi la giornata è veramente pulita e potete vedere la meraviglia dei panorami che si riescono a osservare, ma l'avete visto sicuramente anche dalle riprese che abbiamo fatto dalla nostra camera sul casco. Meravigliosa. Continua a viaggiare con noi, iscriviti al nostro canale, tanti nuovi video ti aspettano, perché ogni viaggio è un sogno, un'esplorazione, una scoperta e tanto divertimento.